È utile modificare l'organizzazione del tempo scuola, scandito tradizionalmente in ore disciplina spalmate per l'intero anno? Sembra di sì, a giudicare dall'eco suscitata da questo tema nell'ambito del recente seminario di Lucca organizzato dall'INDIRE per dar vita al progetto di avanguardie educative. In particolare sono state presentate alcune esperienze in atto, come quella del Pacioli di Crema e del Majorana di Brindisi. Abbiamo chiesto a Peppino Strada di parlarci di questa iniziativa. Sostanzialmente si tratta di ridurre il numero di discipline che contemporaneamente un ragazzo deve affrontare, cioè in particolare nel biennio, noi poi lo facciamo anche nel triennio, ma in particolare nel biennio cosa succede? Che il ragazzino ti arriva dalle medie e si trova di fronte 12 materie, quindi 12 insegnanti diversi, 10-12 insegnanti diversi negli studi tecnici, sono così, fra l'altro in classi da 30 studenti, per cui l'insegnante va in classe per 2 ore alla settimana, no, e finisce col conoscere gli studenti quando è alla fine dell'anno. Il far sì che invece alcune discipline si svolgano solo nel primo quadrimestre ed altre discipline si svolgono solo nel secondo quadrimestre, ovviamente per il doppio del numero delle ore, se una disciplina è prevista a 2 ore alla settimana, nel primo quadrimestre si fa 4 ore e viceversa, in maniera simmetrica, riduce da una parte il numero delle discipline che uno studente deve affrontare contemporaneamente, dall'altra fa sì che l'insegnante sia un maggior numero di ore in contemporanea nella classe, per cui ha più possibilità di conoscere gli studenti. Questo punto di vista tecnico. Dal punto di vista dei contenuti vuol dire che devono anche cambiare il modo di insegnare, perché è per quello poi si punta più sul biennio che più un impianto di tipo metodologico che contenutistico, diciamo. Perché se tu una materia da 3 ore alla settimana la fai per 6 ore, non puoi fare il doppio del numero di lezioni frontali che avremmo per fare le stesse cose, devi cominciare a articolare l'attività, lavoro di gruppo, ricerca, insomma tutte queste tecniche. Anche Gioacchino Margarito, presente al seminario, ci ha parlato di come e perché la sua scuola ha modificato l'orario delle lezioni. Abbiamo spacchettato l'intera programmazione relativa al primo quadrimestre e al secondo quadrimestre. In sostanza è questo. La metà delle materie vengono fatte totalmente nel primo quadrimestre, l'altra metà nel secondo. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi strategici sono a recuperare i minimi, cioè cercare di formulare un percorso di recuperare i ragazzi in difficoltà e far avanzare i ragazzi che hanno acquisito uno standard medio-alto. Come facciamo? Sostanzialmente componiamo in 4 classi, 2 consigli di classe. E in modo alternato, contemporaneamente, si svolgono le materie italiano, matematica, attribuibili ad una classe, contemporaneamente anche nell'altra. E non c'è sovrapposizione, c'è contemporaneità, dopo che i consigli di classe hanno determinato tutte le condizioni di sistema per affrontare la programmazione comune. A dicembre si svolge un primo test che stabilisce nelle 2 classi parallele, e quindi nei 2 consigli di classe paralleli, si attribuiscono il superamento o non il superamento del test. In questo caso si scompone la classe e l'ultimo mese, prima di gennaio, data di conclusione del primo quadrimestre, si svolgono i ragazzi che non hanno superato il test svolgono un approfondimento, che hanno superato il test svolgono un approfondimento, quelli che non l'hanno superato svolgono una ripetizione. Quindi si attribuisce alla fine del primo quadrimestre un test, cioè si svolge un test, quindi un esame completo attraverso il quale si supera o non si supera. Chi ha superato affronterà le materie del secondo quadrimestre, chi non ha superato affronterà le materie del secondo quadrimestre, ma avendo la possibilità durante il secondo quadrimestre di recuperare il pomeriggio le materie non superate. I vantaggi sembrano tanti e c'è da scommettere che tante altre scuole seguiranno il loro esempio.